A Cosenza, nella sede comunale di Palazzo dei Bruzzi, è stato firmato un importante protocollo d'intesa tra il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Unical, il Comune di Cosenza e la Residenza Ruggi d'Aragona per un accordo su attività di carattere sociale, culturale ed imprenditoriale nel centro storico della città Bruzia. L'accordo, che rientra in un percorso più ampio tra pubblico e privato per la rivitalizzazione del centro storico, per quanto riguarda il Dipartimento di Ingegneria dell'Unical, consiste nell'organizzare, senza alcun costo, nella residenza storica, occasioni ufficiali, convegni, seminari e sedute di laurea. Il punto è rivitalizzare il centro storico, dove non c'è vita, non ci sono attività, non c'è la possibilità poi anche di riqualificare le case dei privati perché non c'è una rendita immobiliare. Noi stiamo puntando molto sul turismo, stiamo puntando molto sulla possibilità che il centro storico possa sommare altre funzioni, oltre a quella della residenza, stiamo puntando ad avere più presenza nel centro storico come era in passato. È chiaro che le scelte urbanistiche degli ultimi decenni, che hanno creato una sorta di città-territorio, quindi anche con la scelta di localizzare l'università in una campagna di rendita ad Arcavacata, ha di fatto creato poi negli anni successivi questa frattura fra la città antica e quella di nuova costruzione. Le persone si sono spostate negli anni 80 e sono andate a vivere in altri contesti. Anche da un punto di vista commerciale quelle aree hanno acquistato un valore superiore, quindi noi stiamo cercando, con tutto l'impegno possibile, di riportare alcune funzioni. Sono attività lunghe, sono politiche attive che hanno bisogno di tempo. Io spero che altri dipartimenti dell'università, così come ha fatto il professore Veltri, possano seguire questo esempio e possano pensare in futuro di portare delle attività qui a Cosenza. I grandi cambiamenti non sono stati possibili e ogni volta che si è tentato di fare cose grosse è stato un fallimento. Quindi proviamo con queste piccole iniziative, che magari non sono tanto piccole, ma quantomeno servono agli studenti, alle famiglie, per far conoscere questa splendida città che è Cosenza, per far conoscere il centro storico di Cosenza, che ha bisogno anche di tante altre cose, ma sicuramente una sua centralità culturale può e deve riacquistarla. Già a settembre la residenza ospiterà le prime sedute di laurea in architettura. C'è da aggiungere, infine, che molti studenti hanno svolto le loro tesi proprio sul centro storico di Cosenza.